Welcome to Blossom Village. Madonna, ma pure in inglese, dalla GIT. Roba davvero d'alta classe in Borbonia. Guardate che belle, che belli appartamenti, molto storici, scalinate davvero a livello strano. Guardate qui, bellissimo. La nostra camerina si accinge alle fotografie. L'arco, continuiamo con l'esplorazione. Andiamo, esploriamo, navighiamo sott'acqua. Vai, cammina, corri. La nostra camerina è davanti a tutti. Vediamo un po' qui che c'è. Qui c'è l'Ave Maria Stella. Guardate qui, ha tre scaline. Dopo da andare sicuramente a vedere. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. È la chiesa madre della città di Agropoli ed è consacrata. È la chiesa madre della città di Agropoli ed è consacrata al culto dei Santi Pietro e Paolo. L'impianto è legato ad una tradizione storica che risale fino a Papa Gregorio Magno, che in una lettera datata 593 riprende la tradizione dell'approdo di San Paolo in una località agropolese. Ok, la chiamerina voleva sapere se in questi appartamenti la gente viveva. Allora, secondo me non vive nessuno, anche se qui ci sono delle luci accese, quindi no, ragazzi, vivono. Vivono, ma sicuramente non qui che non c'è niente, manco la finestra. Da notare lì l'impianto elettrico, mamma mia, ma che cos'è? Continuiamo a scendere, ma dopo i portoni. Cioè, che cacchio di... Ok, noi stiamo continuando a scendere, ragazzi. Domus in Domita. Il borgo Saracini. Wow. Mamma mia. Via Notaio Filippo Scotti, ragazzi. Questa è Via Notaio Filippo Scotti, dove c'è Jerry Scotti. Mamma mia, guardate qui. Sembra che tipo la gente potrebbe parlare tramite i bacconi. Cioè, è molto stretta sta strada. Mi sembra tanto Sorrento City all'improvviso. Comunque la gente abita. Ci sta anche una casa del monaco. C'è anche la casa del monaco. Incredibile, non oso immaginare veramente. Poi stupendi tutti questi portoni medievali. Guardate, è proprio il tocco. Tum, tum, tum.